Accanto alla Fontana di Trevi, nel Palazzo della Calcografia, progettato nella prima metà dell'Ottocento da Luigi Valadier, che ospita l'Istituto Nazionale per la Grafica, a novembre del 2011 sono arrivate le 12 matrici in rame di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, conservate al Museo Correr di Venezia. I rami sono stati sottoposti ad un intervento di restauro nel laboratorio di diagnostica delle matrici dell'Istituto in occasione dell'esposizione della mostra Tiepolo Nero del Museo Max di Chiasso. Appena sono giunte all'Istituto Nazionale per la Grafica le 12 matrici incise dai Tiepolo, Giambattista e Giandomenico, sono state fatte tutte quante quelle che definiamo le indagini diagnostiche, vale a dire indagini che riguardano esami dei degradi presenti sulle matrici e soprattutto anche quelle che sono le problematiche tecnico-linguistiche dell'inciso. Fatta tutta una documentazione di queste indagini, praticamente è stato poi fatto il restauro operativo vero e proprio, vale a dire un intervento per la rimozione dei degradi e l'approntamento conservativo. Le fasi del restauro sulle 7 matrici di Giambattista e sulle 5 di Giandomenico hanno messo in luce una serie di informazioni legate all'osservazione del linguaggio tecnico dei due artisti. Hanno permesso di leggere i segni, le aggiunte, le correzioni, i ripensamenti che ne hanno caratterizzato l'opera incisa, nonché tracce di restauri pregressi, quali raschiettature e bruniture. Non c'è nessuna prova documentaria di un incontro tra Giambattista Piranesi e Giambattista Tiepolo, ma osservando le loro produzioni artistiche, gli studiosi hanno supposto che questo incontro ci sia stato. Potrebbe essere avvenuto a Venezia tra il 1745 e il 1747. In quella data, infatti, Giambattista Piranesi rientrò a Venezia da Roma per motivi economici. Infatti non aveva più commissioni a Roma e quindi decise di tornare per cercare lavoro a Venezia. Le stampe pre e post restauro sono state poi naturalmente tirate con un torchio a mano per evitare stress meccanici, perché è proprio durante la stampa che la matrice subisce maggiori problemi conservativi, nel senso che può subire degli stress meccanici e quindi provocare danni irreversibili. Questo protocollo ha permesso di conservare in maniera più che ottimale le matrici stesse praticamente nella loro integrità materica e anche nella loro integrità dell'inciso. Niente, ha acquistato
contrasto di forza. Anche se poi bisogna aspettare che si asciughi per vedere bene l'effetto finale. Questo tavolo della sala di consultazione della calcografia sono riunite insieme le matrici di Piranesi e le matrici di Giovan Battista Tiepolo, che invece vengono dal Museo Correr. Alcuni particolari delle incisioni di Tiepolo rappresentano dei dettagli molto simili a dei particolari che si trovano invece nelle incisioni di Piranesi. Mi riferisco per esempio al simbolo del caduceo, cioè il serpente attorcigliato intorno ad un bastone, oppure alla ripresa di alcuni dettagli di rovine molto simili sia nell'uno che nell'altro artista. Il confronto con le matrici dei grotteschi di Giovan Battista Piranesi, conservate con la quasi totalità della sua produzione nella calcoteca dell'Istituto, ha permesso di evidenziare alcune similitudini tra il procedimento di Gian Battista Tiepolo e la maniera di Piranesi, che rimandano all'idea di un loro possibile incontro veneziano tra il 1745 e il 1747, sinora ipotizzato da critica e storiografia soltanto sull'analisi delle relative stampe. La possibilità offerta dall'Istituto di consultare contemporaneamente matrici e stampe, di analizzarle tecnicamente in laboratori specializzati, costituisce una risorsa importante per la cultura del patrimonio artistico in Italia e in Europa.